le persone più interessanti che sono passate da Mantova, non le più famose o le più importanti, ma sicuramente le più interessanti. Quindi niente, io chiedo a Luciano un po' come è nata questo suo lavoro sul nostro festival, sul Festival di Mantova, e cosa ha significato per lui l'incontro con Tiziano e il perché aveva deciso poi di con grande preveggenza sui tempi di riprendere questi incontri. Grazie Luca, credo che la televisione, se fa un lavoro, deve essere quello di rispecchiare al massimo quello che c'è nella realtà e non fare una realtà altra o virtuale. E io ho avuto la fortuna, dopo tanti anni in cui facevo il giornalista sportivo, di fare invece, cioè di scoprire il Festival di Mantova non appena avevo aperto per News 24 la rubrica letteraria. Grazie a voi ho potuto incontrare come primo David Grossman a Palazzo Ducale nel giardino segreto di Isabella d'Este, e da lì è cominciato tutto, nel senso che ho capito che questo era il luogo giusto in cui gli autori riuscivano a esprimersi anche al meglio, e che l'unica cosa che la televisione in questo caso poteva fare era quella di venire a sentire quello che c'era. Quindi tutto quello che si è fatto è grazie agli autori che avete portato qua e alla possibilità. Ecco, io ho cominciato a venire a Mantova alla quarta edizione del festival. In quel momento credo che il festival era più interessato a fare le cose che non ad archiviarle, che non a tenere una memoria, perché oggettivamente c'era tutto da fare. Quello che io vedevo è che quella memoria invece non si poteva perdere, per cui non mi bastava fare i servizi, ma tenevo via tutto. E grazie a questo fatto mi sono ritrovato, una volta anche andato in pensione dalla RAI, ad avere un armadio pieno di materiali, tra cui questa preziosissima conferenza che vedrete stasera di Tiziano Terzani. Stasera è la quarta volta che, ti dicevo, lavoro su questo filmato. La prima quando ne feci 12 minuti per News 24, la seconda per un documentario, la terza per lo spettacolo teatrale, e la quarta è come un ritorno alle origini, cioè quello che voi avrete l'occasione di fare stasera, che ho avuto l'occasione di fare pochi giorni fa quando ho messo insieme semplicemente il materiale che era stato girato. Cioè qui non c'è un lavoro di creazione televisiva, cioè la televisione è semplicemente la telecamera che con grande cura e attenzione riprende quello che c'è. E quindi stasera tutti noi avremo l'occasione di ritornare indietro nel tempo al 2002, a quel 6 settembre 2002 in cui poi Angela racconta come si arrivò, no, nel rapporto vostro, e quindi abbiamo l'occasione di tornare un attimo indietro nel tempo e di vivere un momento importante per questo, in cui vedremo come da un certo punto di vista il tempo non passa, nel senso che le cose, ci dirà Tiziano, sono cose ancora profondamente vere e lui ci sembrerà ancora profondamente vero. Grazie.
difficile cominciare. E davvero vorrei essere, voi conoscete la storia, vorrei essere quel monaco buddista, era Zen, la conoscete la storia. C'era un vecchio monaco Zen che ogni sera teneva il suo discorso ai suoi discepoli in un monastero. E una sera non sapeva cosa dire, capita spesso anche ai maestri. E allora guarda tutta la sua gente che aspetta che dica qualcosa di importante, e intanto su una finestra aperta arriva un uccellino e comincia a fare. Il maestro guarda e dice: per oggi la lezione è finita. Vorrei tanto essere in quella situazione. Anche perché lezioni non ne ho da dare. Ma mi chiedo se uno che scrive, e immagino che alcuni di voi mi abbiano anche letto, trova difficile poi parlare di quello che scrive. Infatti trovo che è quasi una cosa un po' perversa, come i pittori che poi devono spiegare i loro quadri. O i quadri riescono a parlare alla gente o non c'è bisogno di parlare di quello che si è fatto nel quadro. A mio modo mi trovo un po' in questa stessa situazione, perché credo che le poche cose che avevo da dire le ho scritte. E allora trovo molto difficile poi commentare quello che ho scritto. Allora cercate di parlare voi e mi chiedete tutto quello che volete e così ci incontriamo. Sapete, scrivere ad alcuni di voi che mi hanno, io ho ricevuto tante straordinarie lettere, ringrazio tutti, perché alcuni mi scrivono delle cose che mi viene solo da dire: ma scusa, devo smettere io di scrivere, scrivete voi. Ricevo delle lettere bellissime, della gente che mi dice delle cose che mi toccano profondamente. E allora mi chiedo, che cosa vuol dire questo scrivere? Ed è bello, nel senso che uno che scrive, e lo sanno anche quelli che mi hanno scritto, perché molti che mi scrivono sono scrittori, anche se magari non hanno avuto pubblicato il libro della Longanesi. Scrivere è uno strano fare. Ad alcuni di voi l'ho scritto forse in una lettera o in una cartolina. È come tirare un sasso in uno stagno. Si sente fare, puff, poi si guarda e si vedono persino delle cerchi concentrici, e poi silenzio. E poi un giorno capita di ricevere una lettera di qualcuno che ti dice: ma ti ho letto e mi hai aiutato, lei mi ha aperto una cosa, un padre che mi dice, lei ha ridato speranza a mio figlio. Oppure uno viene in un posto come Mantova, trascinato per una serie di eventi che sono la casualità, che è il Dio della nostra vita, e si trova davanti a tutte queste belle facce di gente che ti sorride, che ti applaude, qualcuno che ti ringrazia, ma di che cosa? In verità quello che io spero di essere riuscito a fare è essere me stesso. Allora non è che ho fatto un'altra cosa. Se avessi fatto una cosa diversa dall'essere me stesso, mi dovresti applaudire. Lo dicevo a proposito del coraggio. In guerra, io sono uno, me la faccio sempre addosso, una paura cane. E il coraggio l'ho sempre considerato il mio, che supero la mia paura per andare dove devo andare. Quelli che non hanno paura non sono coraggiosi. Allora, allo stesso modo, mi è così difficile immaginarmi che cosa volete da me, oltre quello che ho scritto. Allora, fatemi dire due o tre cose a cui tengo, e che hanno meno a che fare con lo scrivere che più col nostro essere su questa terra in questo momento. Voi sapete che io ormai passo molto tempo da solo, in questa mia benedetta e meravigliosa baita nell'Himalaya, dove non ho telefono, non ho luce, non ho acqua, non ho la televisione, e vivo proprio al contatto con la natura, che è una delle cose più belle che uno possa fare. Alla mia età è un lusso forse un po' prima, ma ognuno dovrebbe in qualche modo cercare di farlo. E allora, pensavo l'altro giorno, pensate che io passo giornate senza mai sentire il rumore di un motore. Ma non dico un motore, un motorino, un motore, cioè non sento mai neppure quel riattaccare del frigorifero, sai, nel mezzo della notte c'è il silenzio e poi tutta la notte fai, è il frigorifero che ripiglia freddo. Ecco, non sento mai il rumore di un motore. E allora se molti di voi pensano, guarda che strano, è così diverso, in verità c'è qualcosa di vero, sono diventato diverso. Per 30 anni ho fatto uno strano mestiere, che è quello di fare il corrispondente di guerra. E sono andato a giro nei posti più orribili, a contare i morti, a vedere i massacri, a rendermi conto che non c'è giustizia. E poi, e tutto questo senza leggere i giornali vostri, senza guardare la televisione, senza confondermi troppo con gli imbottigliamenti sull'autostrada, perché dove vivo io
anche in Vietnam, in Cambogia, in Cina, non c'erano le autostrade, non c'erano i imbottigliamenti, per cui sono diventato diverso. Ma pensate ora che vivo in cima a una montagna e dalla mattina vivo col ritmo del sole, mi alzo col sole, vado a letto un po' dopo il sole, e allora chiaro che sono diverso. E forse proprio questa è l'unica qualità che ho, credetemi, l'unica qualità che ho è di essere un po' diverso e di essere lontano. Infatti molti mi dicono, ma perché non torni in Italia, dai, facciamo un gruppo, andiamo a fare girotondi, oppure andiamo a fare, Dio mio, fateli girotondi, fateli, ce n'è sempre più, inventate qualcosa. Ma io sono fatto per fare altre cose, allora non posso mettermi a fare la politica, per esempio, non saprei da dove cominciare. A parte il fatto che trovo che oggigiorno, specie nella politica, è così difficile trovare qualcuno a cui uno si può ispirare, perché la politica si è staccata così tanto dalla morale che è diventata una tale scelta di utilità, per cui non si dicono certe cose perché altrimenti si fa dispiacere a quello, non se ne fanno altre perché si fa dispiacere ad altro. Allora trovo molto difficile, ma allora trovo che la mia unica qualità è di essere un po' diverso. Per questo mi è piaciuta la barba, perché lì non c'ho acqua. Vado vestito così perché è l'unico modo di essere. Io imparai a vestirmi tutto di bianco 30 anni fa arrivando in Asia. Faceva caldo, il bianco era la cosa più semplice. E poi era più semplice perché ogni mattina chi si veste di colori deve sempre dire, oh, questa cravatta va, mi sta mia bene, questa camicia e alzerotti sono di un colore diverso. Io ho sempre quelli, piglio, boom, c'ho da preoccupare. Allora, una cosa è che sono diventato diverso e l'altra è che sto lontano. Il mio vero valore è che sto lontano. E allora, stando lontano, ho un altro punto di vista sulle cose. E a volte mi pare che è un punto di vista che a molti può parere pazzo, ma a me pare che può servire. Per questo vado a giro, sto vedendo il mio libro, che forse avete letto, l'ultimo, a cui tengo moltissimo, Lettere contro la guerra, e ora è uscito in Spagna e sto venendo dalla Spagna a parlare della pace. Ieri sera ero a Parigi, domani mattina ritorno, perché ho lasciato tutto a mezzo per venire qua, perché sennò Luca mi impiccava, e voi forse di più. Allora a questa cosa ci tengo. E in quel libro dico le 4-5 cose che mi stanno veramente sul cuore e che spero parlino anche al vostro cuore. Viviamo oggi un momento orribile. Noi non ce ne rendiamo conto, siamo in questa stupenda città. Siamo una stupenda banda di gente, leggiamo i libri, ci parliamo, sento che ci sentiamo, ci conosciamo in qualche modo. Questa città è bellissima, c'è il sole, tutto attorno, i prati sono verdi, ma in qualche modo qualcosa di orribile sta succedendo attorno a noi. Io spero che leggiate i giornali. Un anno fa vi hanno raccontato che è stato liberato l'Afghanistan. Avete visto cosa succede? C'è la stessa insicurezza, la stessa morte che arriva ai bambini, alle donne. Le donne hanno ancora il burka, se vi credevate che le bombe gliel'avessero tolto. Allora, e ora questo pazzo di signor Bush vuole, con dei criteri che soltanto lui riesce a capire, o una nuova barbarie introdurrà nella nostra vita, vuole attaccare l'Iraq. E siamo guidati da una persona che per non andare in galera si è fatto eleggere, e che ora ci dice che non faranno niente. Devo dire, non voglio essere cattivo, e davvero vi invito anche alla compassione nei suoi confronti. Sì, ma pensate questo, scusate, pensate questo, ero in Italia credo 3 giorni fa e ho per caso visto la televisione e ho visto quel signore che a qualcuno che gli chiedeva, ma lei cosa farà l'Italia se gli americani vanno in Iraq? E lui ha detto una parola bellissima, userò della mia autorità per convincere gli americani a considerare le Nazioni Unite. Poi qualcuno ha detto, ma allora cosa faremo? E lui ha detto, Bush mi consulterà prima di fare qualsiasi cosa. No, aspettate, ieri ero a Parigi, come vi dicevo, e ho guardato la CNN e poi le altre catene americane, tutte dicevano che Bush ha telefonato, si è consultato, ma si è consultato con Putin, con Jiang Zemin e con Chirac, se l'è dimenticato!